Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale, Il Pensiero Non Lineare. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta. Continua il nostro viaggio affascinante nel mondo della psiche umana. La nostra prossima tappa ci farà viaggiare in luoghi virtuali e luoghi reali, luoghi social e luoghi sociali. Un viaggio nelle reti del web e della mente. Come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di prepararvi, restando come sempre comodi, quindi provate a rilassarvi, fate un bel respiro profondo, fatene un altro, chiudete gli occhi, siete rilassati e tranquilli e adesso siete pronti. Quindi partiamo. Il mondo e il tempo in cui viviamo pare siano in una fase di movimento e cambiamento convulso e disordinato. A 30 anni dalla nascita del World Wide Web e quindi dalla diffusione di Internet, possiamo arrivare probabilmente a comprendere adesso la portata che tale cambiamento tecnologico ha scaturito nel nostro quotidiano. È ormai abbastanza evidente che tali cambiamenti hanno condizionato e direzionato diversi aspetti della nostra vita. Potremmo dire che oggi quasi tutti, in un modo o nell'altro, viviamo una vita nel reale e una vita social nel virtuale, e che spesso queste si intersecano e si influenzano, a volte generando confusione, altre volte no. Il web e tutti gli ambienti e gli strumenti di fruizione che lo caratterizzano tendono in un modo o nell'altro, e nel bene e nel male, a simulare la realtà, ad amplificare tutto ciò che viene esperito. Ma non si permetta questo paragone. Io vedo la rete internet come un grande cervello, come se fosse il cervello dell'umanità. Miliardi di informazioni che si inarcano nella rete, a disposizione di tutti. Ogni uomo collegato alla rete è portatore di esperienze, inserendo informazioni. In compenso può accedere alle informazioni di altre persone. Miliardi di cervelli collegati alla stessa rete di informazione. Ogni click è un impulso nervoso che stimola le persone cellule. È un paragone grosso, magari anche bizzarro, ma a parer mio adeguato a rendere l'idea di ciò che sta diventando internet. Ovviamente faccio riferimento alle numerose applicazioni ed opportunità che tale strumento offre sui naviganti, perché la parola internet è solo un termine elusivo, incapace di descrivere l'interezza del fenomeno. Internet è un'immensa fonte di notizie e informazioni di tutti i generi, libere, veloci, interessanti. Esso è simbolo della libertà di informazione. In un mondo in cui i media tradizionali hanno pressoché fallito in tal senso, perché governati spesso e volentieri dalle politiche e dai poteri forti, Internet ha dato la possibilità di conoscere e sapere fatti che probabilmente sarebbero stati nascosti, o rendendoci direttamente protagonisti e cronisti della storia e della vita quotidiana. Internet è il luogo di incontri e di scontri, è la piazza multimediale. Sta diventando il luogo privilegiato per conoscere, socializzare, innamorarsi, esprimere le proprie idee, i propri sogni. È il luogo in cui si nascondono le proprie paure, si esorcizzano o almeno le si mettono da parte. È il non luogo nel quale il tempo è inesistente, in cui ciò che siamo lo decidiamo quando e come vogliamo. I social network, i giochi online, i giochi di ruolo, i blog, i social di tutti i tipi, sono mondi paralleli a quello reale, sono diventati mondi paralleli a quello reale. Luoghi virtuali dove sembra che l'identità personale possa diventare di tutto, possa cambiare di continuo. E l'uomo che è utente a costruire se stesso. Quali sono gli aspetti caratterizzanti di un'identità formatasi nell'era del digitale, nell'era della tecnologia esasperata? In un'epoca che nel giro di 3 decenni ha visto un processo eccezionalmente rapido di globalizzazione, quali sono i rischi che si corrono da quando Internet è diventato il mezzo più veloce per raggiungere
nell'immediatezza mete che qualche anno fa sembravano siderali. La concezione di tempo e quella di distanza diventano ad un tratto mera teorizzazione. Tutto avviene nell'immediatezza e quei concetti fondamentali, linee guida del passato, perdono di valenza. È l'epoca dell'ipersocializzazione, dell'informazione multivariata e accessibile a chiunque. Aspetti positivi, processo democratico eccezionale, non c'è dubbio. Ma cosa ne è della privacy? Che fine fanno i confini della nostra identità, spezzettata, modificata, esagerata e messa alla mercé degli utenti, dei social? Cos'è che spinge tutti gli utenti a riempire le pagine dei propri blog, dei propri social, delle proprie pagine personali di immagini, di parole, di video, della propria quotidianità? Cos'è che li spinge a mostrare di continuo i propri stati d'animo? Da dove nasce l'esigenza di crearsi una vita virtuale, una propria immagine virtuale? È la semplice ricerca di tante amicizie e la voglia di condividere le proprie idee, oppure la ricerca di una propria forma in una società caotica? È la possibilità di riempimento di un vuoto che rende inermi e alienati all'incapacità di delineare il proprio sé? Oggi l'uso e l'abuso di internet diventano regolarità, rispecchiano la normalità, la quotidianità. Probabilmente questo è il prezzo da pagare per il processo tecnologico, la rinuncia ad un grosso pezzo della nostra vita privata, ad un pezzo del nostro tempo, la rinuncia alla possibilità di vivere un pezzo dell'ambiente reale, con le sue interazioni reali. Stiamo vivendo in un'era in cui siamo un po' tutti dissociati, un po' ossessivo-compulsivi, un po' dipendenti, un po' schizzoidi. L'emergere di nuove patologie, di nuovi sintomi in questi ultimi decenni e la loro continua espansione negli utenti, in particolare negli utenti più assidui di internet, negli ultimi anni, tipo l'internet addiction, sono chiari esempi di una società che cambia, insieme ad essa la modalità di interazione delle persone tra loro stessi e con se stessi. La possibilità di nuovi stimoli oggettuali, più rapidi, più semplici, e l'impossibilità o la non facile accessibilità a processi di sviluppo normali, dall'avvio a modelli alternativi di identificazione, rispetto a quelli tradizionali descritti dalle vecchie teorie psicodinamiche classiche. Probabilmente l'abuso delle tecnologie, dei social, dei tablet, dei telefoni, dei giochi online da parte dei giovani, degli adolescenti, può essere indotto dalla costante ed invasiva minaccia di una perdita di un'immagine corporea ben assestata, perdita della quiete del corpo, e di quella originaria bisessualità potenziale che alimenta e caratterizza quel senso di onnipotenza dell'infanzia. In una situazione simile, lo strumento internet in generale, con tutte le sue svariate possibilità, permette ai giovani di agire sulla propria sessualità, senza la paura di esporsi alla critica superegoica dell'altro significativo, degli adulti, dei genitori, degli amici e delle persone estranee. Internet darebbe la possibilità del totale ed assoluto controllo del proprio stato identitario. E ciò potrebbe essere uno dei fattori scatenanti alla base di possibili psicopatologie. L'individuo avrebbe la sensazione di regredire ad uno stato della vita prenatale, dove tutto è possibile e vi è un controllo totale, immaginifico e illusorio però, delle proprie sensazioni, delle emozioni e dell'altro. Il funzionamento della mente in internet lo si potrebbe riassumere come una sorta di regressione, alla stregua delle modalità di funzionamento del processo primario descritto da Freud, le cui caratteristiche, assenza di una mutua contraddizione tra le differenti pulsioni, spostamento, condensazione, assenza di tempo e sostituzione della realtà esterna con quella psichica, convergono a parer mio con ciò che intendo descrivere. Il soggetto con un'identità deficitaria tenderebbe a proiettare il proprio io ideale nella nuova identità virtuale, qualunque essa sia, qualunque social. L'investimento sull'oggetto virtuale può essere considerato una sorta di investimento narcisistico, perché la proiezione avviene
sulla propria identità trasposta nel mondo virtuale, dove si hanno i mezzi per controllarla meglio. È un disperato tentativo di autoconsolidarsi e definirsi in un'identità ideale. Il totale investimento sull'oggetto virtuale porta ad un graduale allontanamento dal reale. Quindi si possono avere dissociazioni di realizzazione, ad esempio, che può generare indipendenza dal mezzo, qualunque esso sia, e nell'acutizzazione di disturbi preesistenti o di psicopatologie agli esordi. Ciò fa presupporre che i casi di eventuale dipendenza siano condizionati da una personale predisposizione del soggetto, disturbi di personalità, seria compromissione della capacità di giudizio, immaturità, fobia sociale, scarsa autostima, inappropriatezza, dipendenza, tendenze depressive, pensiero ossessivo, in ultima analisi, fase adolescenziale, o eventualmente scatenati di eventi potenzialmente traumatici. Infine, per meglio comprendere il funzionamento di un individuo, nei suoi aspetti normali e patologici, nella formazione dell'identità e nella possibile rinuncia o deformazione di questo, proveremo nelle prossime tappe, in altre tappe, ad analizzare e riflettere su questo argomento, facendoci aiutare dalle teorie classiche che possono darci un supporto in tal senso. E anche per oggi la nostra tappa finisce qui, non mi resta che salutarvi e invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.